25esimo anno delle donne del vino, siamo con la delegata regionale per il Trentino Alto Adige, Elena Valk. Buonasera a tutti, innanzitutto volevo ringraziare della presenza che voi ci date, dello spazio che voi ci date. È stato un avvenimento molto interessante proprio perché le donne del vino del Trentino e dell'Alto Adige, purtroppo l'Alto Adige è presente solamente con me, ma spero che in futuro ci siano più donne del vino o più donne produttrici che facciano parte dell'Associazione Donne del Vino. Ognuna di noi ha potuto esprimere ciò che lei sentiva per il vino. C'è stata una bellissima, come un arcobaleno di diversi vini, quattro Trento DOC, un vino fermo Gewürztraminer di Tramin, quello mio, poi c'erano due Pinot Neri del Trentino e un Teroldigo. Penso che sia stato veramente una bellissima carrellata di vini interessanti, e oltre a essere vini interessanti era anche bello vedere come ciascuna poteva esprimere o si è espressa riguardo al proprio vino che ha presentato. Una cosa molto bella appunto di questo momento che si è appena concluso è stato che le donne del vino hanno presentato un vino, un prodotto al quale sono legate proprio per storie di vita reale. E ha emozionato molto vedere come poi quel prodotto rispecchiasse veramente quello che ci raccontavano di forza, di donne che hanno coraggio, che lavorano duramente e che nel mondo del vino hanno un gran spazio, come nel suo caso. Sì, io penso che il vino è proprio un'espressione di una personalità, e se la donna si identifica con un prodotto ci mette l'anima e il cuore, ci mette veramente una grande passione. Cosa che diciamo non è usuale, però è un grande desiderio che tanti facciano così. Tra l'altro è stato un avvenimento molto bello qui all'Albergo Aurora a Merano, sulla passeggiata Passirio, anche perché l'ambiente è molto familiare, molto informale, diciamo, sembrava un salotto dove ognuno poteva raccontare la sua storia.